Elsa ha detto che dobbiamo unire le forze. Che cos'era? Una battuta? Fuoco e ghiaccio non possono andare d'accordo, sono uno l'opposto dell'altro. Lo sai com'è fatta? Le piace troppo dare ordini. Sì, lo so, e se viene contraddetta diventa una furia. Comunque basta, io non posso vincere. Tu non mi servi e smetti di parlare come me. Se lo trovi tu, dagli una bella lezione. Sì, non vedo l'ora, non preoccuparti. Tra l'altro si è anche permesso di prendere in giro Kane Tin. Lo ridurrò in cenere. Torna sano e salvo. No? Niente, allora io vado di qua. Ha smesso di crescere, vero? Mamma, stiamo un po' lontani. Stiamo un po' lontani. Buonasera a tutti. Volevo ovviamente prima di tutto ringraziare il pubblico che mi ha votato, perché comunque è la soddisfazione più grande, penso, per il nostro lavoro, quando viene riconosciuto l'impegno e appunto il lavoro fatto. E poi inoltre soprattutto volevo ringraziare tutti quelli che hanno collaborato al doppiaggio della serie, i direttori Paolo Maiano, Guido Micheli, Monica Bertolotti, la stessa Perla, e le assistenti Roberta Padoan, Alessia Marziano, Giorgia Paglici, e i fonici, tutti i fonici, e tutto il cast ovviamente, e la BB che si è preoccupata di organizzare tutta la parte tecnica, perché è stato un grande lavoro che ha durato per molto tempo. Quindi grazie a voi che mi avete supportato e a tutti quelli che mi hanno votato. Senti, tanto prenditi la vela qui e lo dici? Tanto così vanno tutti invisibili. Per questo premio sono tutto un fuoco!